Amici di Bici da Strada, buongiorno, bentornati sul nostro canale. Con me oggi torna Matteo Montaguti, che ha provato per noi la Specialized Ethos Expert. Io, in occasione del lancio ufficiale, ormai qualche mese fa, avevo provato la S-Works, quindi il top di gamma, super leggera, una bici veramente leggerissima per avere prima disco, chiaramente molto costosa. In questo caso abbiamo un compromesso un po' più interessante per un pubblico più vasto tra leggerezza e prezzo, anche se il prezzo in senso assoluto non è bassissimo, poi lo diremo. Matteo, intanto ti chiedo proprio qual è il montaggio, l'allestimento di questo modello, prima di passare poi alle tue sensazioni in bicicletta. Innanzitutto ciao Nicola, Special ci ha fornito questa bellissima Ethos Expert montata con Ultegra D2 a 12 velocità, quindi con un 52-36 all'anteriore e un 11-30 al posteriore, rapporti perfetti per la salita, direi. E, è fornita con ruote Roval C38 e mozzi DT Swiss 370, molto scorrevoli, ruote di una media gamma, diciamo, per Roval. Poi troviamo manubrio Specialized e attacco manubrio Specialized in alluminio e infine il reggisella Alpinist, di cui è fornita anche l'S-Works che avevi tu in prova, che è un reggisella in carbonio molto leggero e anche confortevole. Esatto, perché diciamo, essendo avendo un bel fuorisella molto sottile, permette diciamo un po' di assorbimento delle vibrazioni. Io onestamente l'avevo percepito, immagino che comunque funzioni. Assolutamente sì, soprattutto in questo modello qui, probabilmente di Ethos, che ha anche un bel fuorisella perché è più slooping rispetto a magari altri come di Special, come la Tarmac. Ecco, esatto. In questo caso si nota veramente l'assorbimento degli urti. Senti, diciamo a chi ci sta guardando anche quali sono le differenze fra la Expert e la Ethos S-Works, quindi la top di gamma, perché esteticamente in realtà sono uguali, direi che cambiano i colori, che potete vedere tranquillamente sul sito lo specialized.com. Dopodiché quello che cambia è il carbonio, la tipologia di carbonio di cui è formato questo telaio Ethos, tra l'altro fatto in una maniera particolare, cioè con fogli di carbonio continui, quindi è veramente costruito, sì, in maniera diamo dei molto in specifica nel rispetto che sotto il video. Ecco, ma la differenza sostanziale tra l'S-Works e l'Expert è il carbonio, cioè che questa è un FACT 10R e non 12R, quindi non è l'eccellenza del carbonio di Specialized. Le tubazioni però sono esattamente le stesse, quindi tonde e uno stile più classico, anche il forcellino dietro è identico. Quello che cambia probabilmente è che ovviamente è montato con un manubrio in alluminio e, come ti ho detto, quindi prima, il peso tipo del carbonio, perché peso del telaio rispetto al carbonio, chiaramente. Esatto, che pesa circa 100 grammi in più rispetto all'S-Works, ma rimane molto leggera. Prima di andare avanti, il peso complessivo della bici così montata? Beh, Nicola, io l'ho pesata senza pedali, con questo equipaggiamento pesa 7,1 kg. Ok, quindi leggerissime, quello che dicevamo oggi sul mercato, trovare un prodotto a circa 7.000 euro da 7 kg è piuttosto difficile, anche se 7.000 euro chiaramente non sono pochi. Andiamo un po' a quelle che sono state le impressioni in bicicletta. Ti chiedo prima di tutto che sensazione ti ha dato in salita, visto che comunque la leggerezza, la salita è un po' il suo terreno d'elezione. Beh, senz'altro Nicola, è il suo cavallo di battaglia, la salita è proprio la sua, è il suo pane. È una bici reattiva, una bici fatta per le corse, mi immagino per una cronoscalata. È chiaro che le sensazioni in salita erano e sono state eccezionali, cosa che non è stata ricompensata nella discesa, perché ovviamente forse una bici così leggera e così race non è proprio super confortevole nel gestire le traiettorie, almeno non lo è stata per me. È chiaro, un po' meno stabile, diciamo, rispetto magari alla Tarmac, che questo effettivamente l'avevo notato. In parte notato anche io provando la S-Works. Probabilmente serve un pochino di più di dimestichezza, abituarsi, e abitudine, esatto, ti dà meno stabilità, meno feeling sin da subito rispetto alla Tarmac, però è anche una questione di abitudine, la leggerezza totale, la leggerezza dell'avantreno in questo caso incide. Dimmi qualcosa anche sul comfort, perché comunque Specialized presenta questa bici come una bici
per il piacere di pedalare, quindi anche per stare in sella tante ore oltre che fare tanta salita. Esatto, ho notato che nelle mie, e spero di notarlo anche alla maratona delle Dolomiti, dove starò in sella più di 6 ore, probabilmente è una delle bici più confortevoli che abbia utilizzato e che abbia testato nell'ultimo periodo, perché Nicola, sicuramente il reggisella è molto comodo e le tubazioni così classiche rendono la bici più confortevole. Anche se mi dicevi che poi le geometrie in realtà sono le stesse della Talma, quindi esatto, le geometrie sono racing, perché sono quasi identiche alla Tarmac, che è il modello che tutti sanno utilizzano i professionisti nel World Tour. Quindi è chiaro che con delle geometrie race uno si aspetta anche un po' meno comfort. In realtà ormai quasi tutte le aziende, compresa Specialized, stanno creando di dare anche comfort ai professionisti, perché stanno in sella più ore di quelle che noi pensiamo. E a proposito di comfort, ma direi anche tornando un po' sulla guidabilità, tu adesso hai provato la bici con gomma Specialized da 26 per camera d'aria, quindi non tubeless. In realtà però le ruote sono predisposte anche per tubeless, quindi probabilmente si può avere un upgrade sia in comfort sia in guidabilità, magari passando al tubeless, che noi ne consigliamo sempre. Tra l'altro c'è anche passaggio ruota abbondante, quindi si potrebbe andare su una gomma. Sì, sono d'accordo con te Nicola, uno perché questi sono dei 26, quindi si potrebbero montare tranquillamente dei 28 o dei 30, fino forse anche un 32 mm. Poi ovviamente la camera d'aria e il copertone hanno una resa diversa, anche secondo me rispetto al tubeless. Io sono un fan del tubeless e quindi credo che anche la sensazione in discesa che ho avuto sia un po' dovuta al fatto di come è montata questa specie. Beh sì, lo diciamo spesso, alla fine la gomma incide tantissimo sulla resa della bici, quindi probabilmente in base al tipo di utente, chi cerca una bici più leggera scattante magari rimane sul 26 o sul 25, chi vuole qualcosa di più comodo, più stabile, potrebbe andare su un 28. Il canale delle ruote è da 21. Chiudiamo un po' dicendo a chi andiamo a consigliare questa bici, magari rispetto alla Tarmac di pari allestimento. Abbiamo visto Tarmac usata molto dai professionisti, questa è orientata più a un utilizzo un po' diverso, giusto? Beh, onestamente il cliente perfetto è il granfondista oppure l'amatore a cui piace fare tanta salita, quindi che magari d'estate si diverte andare sulle Dolomiti o sulle Alpi, gli piace fare molto dislivello, è chiaro che questa è la bici perfetta. Deve piacere ovviamente il discorso delle tubazioni, perché non è una bici moderna con le tubazioni, ma è più una bici classica, è diversa dal solito, anche a livello di manutenzione con il movimento centrale filettato è anche onestamente un buon compromesso per non avere problemi di rumori vari durante le nostre uscite in bicicletta. È silenziosa, confortevole, leggera, e quindi Nicola io la consiglio a tutti quelli a cui piace far fatica in salita. Ok, perfetto, io direi che chiudiamo qui. Se volete ulteriori dettagli, se volete il nostro classico test con i voti, lo trovate qui al link sotto il video. Matteo con questa bici andrà a fare la maratona delle Dolomiti, quindi nelle prossime settimane vedrete anche un contenuto più specifico su quell'evento fatto con la Ethos. Quindi per ora direi che salutiamo e diamo appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti, ciao Nicola. Alla prossima.